Ciao bambini, sono il Signor Tempo, mago del cambiamento. Oggi sono qui perché desidero parlarvi della contemporaneità. Che parola lunga! Bene, la contemporaneità indica due o più fatti che avvengono nello stesso momento. Ad esempio, io scrivo al computer mentre il mio gatto mi fa le fusa. Ho utilizzato la parolina della contemporaneità mentre per indicare le due cose che avvengono nello stesso momento. Nel video precedente hai imparato le mie paroline, le paroline del tempo, per descrivere i fatti, per descrivere ciò che avviene prima, dopo e infine. Bene, con la contemporaneità avviene qualcosa di interessante. I fatti accadono nello stesso momento. Facciamo degli esempi. D'accordo. Il vigile dirige il traffico mentre Sofia attraversa la strada. Oppure Gabriele scrive mentre la maestra detta. Oppure ancora, Laura fa un collage mentre Luca dipinge. Abbiamo appena visto delle azioni che si svolgono nello stesso momento e anche nello stesso luogo. Ma le azioni possono svolgersi contemporaneamente, e cioè nello stesso tempo, anche in luoghi differenti. Facciamo un altro esempio. Mentre Marco è a scuola, il nonno passeggia con il cane. Oppure, mentre Marco è a scuola, il suo papà lavora al computer. Oppure, mentre Marco è a scuola, la nonna incontra le amiche. Mentre Marco è a scuola, la mamma risponde al telefono. Abbiamo appena visto che in uno stesso momento possono avvenire tanti fatti e per descriverli ho utilizzato la parolina della contemporaneità mentre. Sì, però le parole della contemporaneità sono diverse, non è soltanto mentre. D'accordo, signor Tempo, non preoccuparti. Adesso vedremo insieme quali sono le parole della contemporaneità. La prima che abbiamo incontrato è mentre. Ma possiamo anche dire nel frattempo, oppure intanto, oppure contemporaneamente, ma anche nello stesso momento. Pensate quante cose avvengono contemporaneamente, e cioè nello stesso momento. Ad esempio, io sono qui a parlarvi mentre in strada c'è gente che passeggia. Grazie, signor Tempo. Oggi ho imparato che i fatti possono avvenire non solo in successione, e cioè una cosa avviene prima e una cosa avviene dopo, ma possono avvenire nello stesso momento, e cioè contemporaneamente. Ad esempio, mentre i tre fratelli giocano insieme allegramente, Filippo è triste. Bene, poi per fortuna i fratelli si accorgono di Filippo, lo invitano a giocare. Oppure possiamo dire, mentre i bambini giocano allegramente, nel cielo compaiono le nuvole. Bene, abbiamo utilizzato la parolina della contemporaneità mentre, ma avrei potuto utilizzare anche qualche altra parolina della contemporaneità. Ora osserva questa illustrazione e prova a descrivere i fatti.
Utilizza le parole della contemporaneità che trovi qui accanto. Thank you.